Cimitero di Prato è stato consegnato già da diverso tempo e per la chiusura dei lavori, i collaudatori, direzione lavori e responsabile del procedimento hanno ravvisato che c'erano dei problemi sulla pavimentazione. Pavimentazione che non era stata posata correttamente e pertanto non è stata collaudata. In fase di completamento dell'opera. Pertanto l'impresa sta facendo questi lavori per il semplice fatto che deve sollevare tutta la pavimentazione, il relativo sottofondo e naturalmente deve intervenire anche sul discorso di impermeabilizzazione. Praticamente la pavimentazione deve essere completamente rifatta. Nessun costo aggiuntivo, perché l'opera non è stata eseguita secondo, chiamiamolo così, la regola d'arte, e pertanto l'impresa deve sostituire la pavimentazione. Quindi ricordiamo quanto sono costati questi lavori di riqualificazione. Ma i lavori, attualmente la pavimentazione era già stato oggetto di perizia suppletiva, era già stata inserita nel discorso del bilancio, perché era stata variata come tipo di pavimentazione, che doveva essere in autobloccante, invece questa è una pavimentazione in porfido. Pertanto successivamente attualmente è a costo zero, diciamo, il rifacimento di questa pavimentazione che stanno facendo. L'intervento è stato costato a base d'appalto di 350.000 euro e la nuova pavimentazione, che era stata precedentemente fatta con perizia suppletiva, costava circa sui 50-55.000 euro. La minoranza solleva anche la questione del muretto vicino alla prima fila di tombe. Secondo voi costituisce un problema sia dal punto di vista della sicurezza sia delle operazioni di polizia mortuaria? Allora, si sta valutando con la direzione lavori la eventuale protezione della prima fila di tombe. Ricordo però che la prima fila di tombe sono tombe di inumazione e pertanto verranno successivamente oggetto di esumazione e verranno dislocati in una maniera che potrebbe essere accessibile dalla parte opposta. Pertanto, con la direzione lavori valuteremo successivamente questo tipo di operazione.